sull'app di Radio Radio. Il salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi con Massimo Persotti. Eccolo, il salvalingua con Massimo Persotti. Massimo, buongiorno e auguri. Oh, buongiorno, buongiorno caro Francesco e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Guarda, oggi l'avevamo promesso, abbiamo con gran piacere la possibilità di salutare di nuovo Licia Corbolante che è collegata con noi. Ciao Licia, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Ciao Licia, buongiorno a te. Sì Francesco, torniamo a parlare del qui al Salvalingua di parole dell'anno. Abbiamo la volta scorsa esaminato come nasce questa tradizione che è molto anglosassone, è un poco radicata in Italia. Abbiamo raccontato di permacrisis selezionata dal dizionario Collins, ce ne sono molte altre. Allora continuiamo questo viaggio che ci permette anche in un certo senso di descrivere l'anno che ci sta lasciando. Licia, cominciamo dai nostri amici d'Oltralpe, ci trasferiamo un po' in Svizzera per trovare conferma di come molte delle scelte di quest'anno sono legate un po' all'emergenza dei nostri tempi, alle nuove emergenze. E allora in Svizzera, per quanto riguarda almeno la lingua italiana, la parola scelta è penuria. Sì, è una parola che a noi potrebbe sembrare un po' insolita, nel senso che non penso che noi verrebbe, la capiamo immediatamente, ma non ci verrebbe spontaneo usarla. E questo ci fa vedere che l'italiano svizzero a volte privilegia delle persone, delle parole che per noi, che noi non useremmo. E che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente carenza, scarsità, insufficienza. E se si fanno delle ricerche nei testi giuridici oppure delle quanto viene dichiarato il Parlamento oppure le analisi sui media, si vede che in Svizzera usano ad esempio penuria energetica, penuria di gas, penuria idrica, penuria di materie prime, penuria di personale medico. E quindi è un concetto che capiamo benissimo anche noi e condividiamo. E secondo me è interessante perché ci fa vedere che tra varietà della stessa lingua, in questo caso l'italiano parlato in Italia e l'italiano in Svizzera, non sempre c'è una piena corrispondenza tra tutte le accezioni e le connotazioni delle parole. E quindi perché? Perché l'uso e le percezioni possono essere determinate da tante condizioni, ad esempio da fattori culturali, storici, situazionali e anche dall'influsso di altre lingue. Ad esempio in Svizzera la patente si chiama licenza di condurre, oppure se si va in un supermercato si vede che le offerte si chiamano azione, perché questa è un'interferenza del tedesco Aktion. E quindi ecco, sono tutti aspetti che dividiamo da anche dalla parola dell'anno. Chiaramente. Qualche giorno fa su Twitter ti sei domandata come mai per i media italiani le parole dell'anno anglosassoni diventino automaticamente rilevanti qui da noi, anche se spesso si tratta di concetti che hanno un'origine e anche una accezione, un significato un pochino estranei alla maggioranza degli italiani. È il caso in particolare di un'altra parola dell'anno, scelta in questo caso dall'Oxford Dictionary, cioè Goblin Mode. Sì, quello che abbiamo discusso proprio l'altra volta, che sì, letteralmente vuol dire una modalità tipo il goblin, che è una creatura maligna, però che in italiano potremmo renderla come significato con modalità svacco, ecco, l'abbiamo visto proprio come abbiamo visto l'altra volta. È interessante perché tra l'altro un'altra interessante scelta Licia, restando sempre nel mondo anglosassone, è quella del prestigioso dizionario americano Merriam-Webster, cioè gaslighting. Sì, ecco, queste sono scelte con due criteri diversi. Goblin Mode perché è una parola rilevante ed era un, come si dice, un neologismo. E invece ad esempio gaslighting perché è stata la parola che è stata più cercata nel dizionario, quindi un altro criterio. Penso che siano aumentate le ricerche del 1470% rispetto allo scorso anno ed era stata una parola dell'anno per il dizionario Collins 4 anni fa, perché è una parola che è tornata in auge per certi comportamenti di Trump. Allora, che cosa vuol dire gaslighting? È un tipo di, il significato primario è un tipo di manipolazione psicologica che viene fatta continuando a dare informazioni false o distorte a qualcuno perché comincia a dubitare
della propria percezione della realtà, dei propri ricordi e quindi della propria sanità mentale, perda autostima e così via. Ed è un concetto usato anche in italiano in sociologia e psicologia. Ed è una parola che ha un'origine molto interessante, perché prende il nome da gaslight, letteralmente l'illuminazione a gas, quindi usata ad esempio nel periodo vittoriano, ed è il titolo di un'opera teatrale degli anni 30 inglese, da cui poi era stato fatto un film negli anni 40 con Ingrid Bergman, che in italiano si chiamava Angoscia. E la trama è che il marito della protagonista smorzava la luce delle lampade a gas di casa e cercava di convincere la moglie che questo affievolimento della luce non era vero, era solo un'impressione della moglie, perché voleva farla impazzire per poi sbarazzarsi di lei, internandola in un manicomio, perché voleva impossessarsi dei gioielli che le aveva ereditato dalla zia che lui aveva ammazzato. E quindi da questa opera teatrale e film poi è venuto questo significato di manipolazione psicologica, manipolazione appunto psicologica. E poi negli ultimi anni è entrato nel lessico comune, specialmente nel linguaggio della politica americana, e adesso il significato è un po' più ampio, significa appunto una nuova accezione di disinformazione, continuare a dare informazioni fuorvianti per far credere a qualcosa che non corrisponde alla realtà, specialmente a proprio vantaggio, che era una tecnica che tuttora usa molto Trump. Dice una cosa falsa, viene smentito e viene fatto vedere qual è la vera versione dei fatti, allora lui accusa chi l'ha smentito di fake news, quindi proprio usa questa espressione per screditarli. Quindi lui dice il falso viene demistificato e viene affermato il vero, allora dice che il vero era il falso. Quindi tutto una tecnica di manipolazione di massa che viene usata anche molto in politica americana da una parte politica per screditare l'altra. Ad esempio Biden dice... Eccomi, sì, sono qua. No, è veramente straordinario quell'esempio di gaslighting, di come una parola che è stata usata, l'esempio di questa rappresentazione, di questa opera teatrale, in un certo senso poi va a finire, si ricicla, se mi permettete il termine, viene riutilizzata, acquisisce nuovi significati e nuove possibilità di essere utilizzata nell'attualità più stringente. Addirittura nel campo della disinformazione. Questa è una cosa straordinaria che diciamo avviene nel processo che riguarda le parole, non solo naturalmente quelle anglosassoni, ma anche quelle italiane. E a proposito, Francesco, lo so che siamo in chiusura, ma visto che... Abbiamo ancora qualche minuto, dai. Allora possiamo leggermente approfondire, visto che si sono appena conclusi i mondiali di calcio. Sì, sì. È strano che un evento globale come questo non abbiano in qualche modo condizionato le scelte degli studiosi. Si è parlato per esempio per molto tempo di sports washing, come scrive Alicia nel suo blog, cioè l'uso di un evento sportivo di rilevanza globale per migliorare l'immagine e la reputazione di un paese, ed è tornato anche a parlare anche in questi ultimi giorni. Però a fianco di tutto ciò non ha niente a che vedere con i mondiali, ma certamente col paese, c'è un termine che è proprio diventato in questi ultimi giorni e che rischia di condizionare non solo il mondo delle parole ma anche quello della politica, in particolare europea, ed è un po' il termine forse più emblematico di questa chiusura anno, cioè Qatar Gate. Licia. Beh sì, il vantaggio è un internazionalismo, nel senso che viene usato in tante lingue diverse e lo capiamo immediatamente, perché ormai conosciamo questo elemento gate, che è in inglese, che è diventato una specie di suffisso degli scandali. E l'origine è lo scandalo Watergate, certo. Del 1972, quindi a 50 anni. E secondo me, e quindi non diciamo Qatar Gate, sentiamo Gate e capiamo subito che è uno scandalo, come nel Regno Unito avevano avuto il Party Gate, che era uno scandalo che facevano feste, il governo faceva feste durante il lockdown del Covid. E poi secondo me è interessante vedere come in italiano disponiamo di due suffissi per gli scandali, uno appunto è Gate e l'altro è Poli, e quello invece, anche quello è un anniversario quest'anno, Tangentopoli. Del 92 a 30 anni. In Italia siamo abituati a avere scandali, abbiamo addirittura due modi diversi per creare i nomi degli scandali.
veramente interessante. Siamo ai saluti adesso. Ricorre, no? Sì. Questo sorta di compleanno malefico con il Qatar Gate. Ma insomma, allora Licia, noi ti leggiamo sul tuo blog terminologia.etc. Grazie come sempre per essere stata con noi. E a Francesco, buon italiano a tutti. Grazie Massimo, ciao Licia, auguri naturalmente. Auguri. E tantissimi auguri. Tanti auguri, tanti auguri. Contiamo di sentirti naturalmente di nuovo. Grazie Massimo.